In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi che la trave è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio, allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dagli occhi del tuo fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, e non vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fiche dagli spini e si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal cattivo suo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, domenica 27 di febbraio, ultima domenica prima della domenica di Quaresima. In questa ultima domenica anche di febbraio, ultima domenica dello Spirito Santo, il Signore ci ripropone una parabola già vista anche non tantissimo tempo fa. Un cieco forse può guidare un altro cieco, non cadranno tutti e due nel fosso. Ecco, forse dobbiamo entrare in una condizione un po' particolare di questa parabola. La parabola in sé è giusta, ma è anche altrettanto giusto che il nostro fratello venga un attimino anche corretto. Ricordiamoci sempre che la correzione fraterna è d'obbligo per un cristiano. Lo stesso Signore Altissimo Onnipotente a Ezechiele ha detto attenzione, perché poi se tu invece non dirai certe cose il sangue ricadrà su di te. Quindi noi, per il terrore che abbiamo molte volte che ci dicano ah ma tu mi stai giudicando, oh ma tu stai giudicando questo, allora molte volte noi stiamo zitti e diciamo ah, sì, preghiamo, e poi alla fin fine ci penserà il Signore. Ecco, il mondo va avanti male proprio perché pensiamo che tutto debba fare il Signore. Allora a quel tempo lì probabilmente il miracolo dei pani e dei pesci non sarebbe neanche avvenuto e noi saremmo qui con metà Vangelo ancora da capire. E questo è un po' che è il leitmotiv di questo Vangelo, la correzione fraterna. Come correggi il tuo fratello? Come ti poni davanti a lui? In primis dobbiamo comunque avere un rapporto con il nostro fratello. Certo non possiamo andare da un tizio che non conosciamo, che conosciamo male, e iniziare a dire qualche cosa sulla sua vita. Probabilmente lui può dire, ma senti, ma tu con che diritto hai quello di potermi giudicare, di poter dire di me se neanche mi conosci o mi conosce per sentito dire? E naturalmente qui la correzione fraterna va subito a farsi benedire. Il problema invece è diverso quando noi conosciamo una persona e quando noi davanti a questa persona gli facciamo una correzione fraterna con tutto il cuore, perché lì c'è un amore fraterno, lì c'è una volontà fraterna di dire al fratello attenzione, perché questo tuo comportamento non è giusto, attenzione. E il fratello, se riconosce che tu lo fai con amore questo monito, allora sicuramente, se il fratello è anche un po' intelligente, capisce. Magari non capisce quello che è il nostro consiglio, ma capisce che tu lo stai facendo per il suo bene. Questo perché molte volte non viene percepito, perché noi alla fine siamo succubi di questo sistema, succubi della mentalità di questo sistema ed anche dal linguaggio di questo sistema. Quando noi parliamo di ammonire il fratello, noi siamo lì a relazionare questo gesto con quelle che sono le partite di calcio, in cui arriva l'arbitro, si pone davanti al giocatore in maniera autoritaria, gli tira fuori questo cartellino giallo e gli dice sei ammonito, attenzione, se lo fai un'altra volta ti sbatto fuori. E questo è un po' il modus operandi che fa la società.
Invece la correzione fraterna, che è tutt'altro, è una cosa dolce che comunque in ogni caso parte dal cuore, come dice appunto Gesù, e poi appunto arriva alla bocca, alla lingua. Ma è questo, il nostro tesoro è proprio questo. Noi abbiamo un tesoro in cui noi amiamo il fratello e vogliamo attraverso il nostro cuore far traboccare dalla lingua il consiglio perché lui possa veramente seguire un qualcosa di positivo. Poi è naturale, molte volte può anche capitare che il nostro consiglio, la nostra ammonizione sia un qualcosa anche di fuorviante, perché noi interpretiamo male la lettura, perché noi interpretiamo male il catechismo, perché noi interpretiamo male anche la tradizione cattolica. E questo di conseguenza può essere anche un qualcosa che ha un effetto boomerang, tornare indietro a noi stessi. Quindi molte volte appunto non siamo dotati di spirito, ma siamo dotati di egoismo. Però ricordiamoci sempre di quello che è il dono, che appunto stavo dicendo all'inizio del video, è il dono dello Spirito Santo. Se noi questa correzione la facciamo attraverso lo Spirito Santo e diventiamo anche un po' profetici. Io ho una cara persona che lui ha sbagliato a mettersi con una persona e io gliel'ho sempre detto. Lui mi ha accettato il mio parere, non ha fatto quello che ha voluto fino a che appunto l'altra persona non l'ha praticamente scaricato e lui ci è rimasto un pochino male o forse ci rimane ancora male dopo anni. Questo per dire appunto che se uno fa queste cose con la volontà di aiutare l'altro, prima o poi veramente il Signore ti fa capire che sei sulla strada giusta. Quindi lo spirito profetico a volte agisce in quella situazione lì. Però dobbiamo essere veramente persone che hanno la volontà di aiutare gli altri, quindi che sia il tutto alla luce del Vangelo. E noi portiamo il Vangelo, perché noi siamo qui appunto per quello. In ogni correzione fraterna, se fatta veramente con amore e in rispetto delle persone, perché poi noi sappiamo che alla fine ogni situazione va anche valutata. Anche il ragazzo andava da Padre Pio e gli ha detto: guardi padre, hai visto quello lì come si comporta? E Padre Pio gli ha detto: se il Signore non fosse stato con te avresti fatto di peggio. Probabilmente se quel ragazzo fosse andato da quella persona e amorevolmente gli avesse detto: attenzione, perché questo tuo comportamento, sei sicuro che devi fare la cosa giusta? Probabilmente Padre Pio non l'avrebbe ammonito. Però quel fattore di avere un'opinione e scambiarla con l'altro diventa un chiacchiericcio e questo diventa lesivo non solo per noi, ma anche per quell'altra persona che non ha avuto la possibilità di ricevere un consiglio per poi fare giusto quell'azione che veramente in quel momento era importante. Quindi, come ho detto prima, ricordiamoci sempre di quello che è anche la lezione che dà Dio ad Ezechiele. Tutto quello che noi non facciamo ricadrà su di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli, in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione. Persone che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la mancanza o la percezione che Dio non sia con loro. E quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il Salmo 6 affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al Signore di intervenire presso loro. Ecco, c'è una frase molto importante all'interno del Salmo, et anima turbata est valde, set tu domine usque qua, in cui appunto invochiamo il Signore e dirgli: Signore, dove sei? Vieni qui. La preghiera è fatta in latino perché la Chiesa, la nostra Madre Chiesa, ha creato lei stessa il latino come lingua universale. Domine, ne in furore tuo arduas menecque, in ira tua corritias me. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.
et anima mea turbata est valde, et tu domi, usque quo. Revertere donne, ero, anima mea, salvami propter, misericordiam tua. Quoniam non est in morte recordatio tui, in inferno quis confitebur tibi. Laboravi in gemitu meo, natare faciam, tota nocte lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre, amaritudine oculos meus consumptus. Sub ab universis ostibus mei. Recedite a me omnes, qui operamini, iniquitate in qui audivit Dominus vocem fretus mei. Audivit Dominus deprecatione meam, Dominus orazione meam suscipet. Confuntantur et contembentur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confundantur subito.